in questo nuovo video. Oggi provo con voi un fondotinta davvero costoso. Infatti sono stata a un evento, ma non è sponsorizzato questo video, ci tengo a precisarlo, dove ho ricevuto questo fondo, in particolare il fondo agli estratti di caviale della Prairie. Questo qua è un fondotinta che costa tipo sui 200 euro, se non di più, insomma adesso non ricordo, ho guardato su internet ma costa tantissimo. Sono così contenta di averlo tra le mie mani perché c'è dentro l'acqua di caviale. Ovviamente si tratta di un brand di lusso e anche il pack interno poi lo vedremo, io l'ho visto alla presentazione. Ma non solo, in questo video voglio provare il fondotinta, ma vi farò vedere come faccio casino mentre mi faccio le lentiggini. È una cosa che sta prendendo piede anche qua in Italia, io l'ho visto da Make Up by Blue, Lara, ciao Lara, e poi l'ha fatto anche Gaia, Basic Gaia, ciao Gaia. E niente, siccome io avevo già comprato da un po' lo spray, volevo provare con voi a fare le lentiggini, dato che mi truccherò in modo molto leggero, e quindi proveremo insieme queste due cosine perché me l'avete chiesto anche in direct su Instagram. Prima di iniziare però vi invito a entrare a far parte della Fair Family se ancora non lo avete fatto. Se invece lo avete fatto, vi ricordo di attivare le campanelle, la campanella, per essere aggiornati sui video che caricherò, quindi per avere la notifica. Il fondo è completamente, come vedete, imballato, ancora chiuso, non l'ho provato, cioè ce l'ho qui da un sacco di tempo e non l'ho ancora provato. Questo brand è un brand svizzero, il fondotinta si chiama Skin Caviar Essence in Foundation e il mio è nella tonalità chiara, dovrebbe essere appunto la Pure Ivory numero 20 appunto, quindi direi di aprire la scatola. Tom, 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 tom. Tipo test prime impensioni i soldi. All'interno c'è questo foglietto di carta, credo con tutte le istruzioni, insomma. Ah, ci hanno spiegato che oltre al fondotinta loro danno anche la ricarica. In pratica ti trovi due fondotinta in uno, perché c'è il fondotinta dentro proprio al pack e poi una di ricarica qua a lato. Questa qua è la ricarica, dove appunto dentro c'è la spugnettina e il cushion, però loro hanno detto che non è un vero e proprio cushion perché è proprio una cosa diversa. Questo è il fondotinta super iper lusso, quindi andiamo ad aprirlo. Dio, c'è un tastino, speriamo di non far danni. Oh wow, ta-da! Si apre in questo modo, c'è Gloria riflessa e abbiamo sempre la spugnettina, l'applicatore a spugnetta, che è una spugnetta super morbida, raga. Questo è il fondotinta. La scienza del caviale e l'arte del colore danno vita a una fusione sublime di acqua di caviale, infatti, esclusivo complesso cellulare la Prairie. Pigmenti tecnologicamente avanzati, fattore di protezione solare 25, infatti ha SPF 25. È una fluida emulsione idratante, quindi top per la mia pelle ultra secca, che migliora l'incarnato in modo naturale, levigando la pelle senza dimenticare di proteggerla in un unico prodotto semplicemente perfetto. I miei benefici sono una potente fusione tra scienza del caviale e arte del colore, quindi perfeziona la grana della pelle, pare più levigata e più idratata, copertura personalizzabile da leggera a media per un finish naturale, sempre con te e ricaricabile. Quindi, zap! Raga, io inizierei, cioè nel senso, bando alle ciance. Iniziamo a pressare, togliamo la pellicolina magari, Gloria. Iniziamo a pressare questa cosa, voglio provare a farlo col dito prima. Oh, ok, non esce niente. Ah, si schiaccia proprio. Ok, ho capito. Cioè, oh, wow! Fa tipo fiorellino ed esce il colore, che spero non sia troppo scuro. Perché? Vabbè, iniziamo a pigiare il prodotto. Quindi si schiaccia proprio, cioè si sente proprio il tastino che si va a schiacciare. Ops, forse ne ha schiacciato troppo. Iniziamo, io ho visto il tipo mentre glielo applicava alla ragazza ed è arancione, raga, io sono veramente bianco muro, però copre un sacco, che profumo, copre un sacco, perché? Perché sono nata bianca? No raga, non va bene per me questo cavolo di colore, ha un profumo buonissimo, no vabbè, mi sto innamorando, voglio il profumo, voglio un profumo di questo profumo, questo è il colore. È abbastanza coprente. L'unica pecca appunto è il colore, che come potete vedere su di me è arancione, direi che freckles levati. Però è davvero, allora, come vedete rimane abbastanza glowy, luminoso. Non me lo sento per niente addosso, cioè lo sto applicando ma sembra che sto applicando un fluido, cioè nel senso mi sento idratata. Devo dire che se non fosse per il colore mi piace davvero tanto, cioè lo utilizzerei tutti i giorni. Non ne serve neanche tanto perché in realtà io sto usando il prodotto scaricato e sta continuando a coprire. Zop. Zop. Spero che esista una colorazione più chiara perché per il prezzo che ha, cioè veramente... Non trovare la propria colorazione secondo me è un po' un limite, anche perché non, cioè, le chiare non sono tutte così chiare
E questo è il massimo del loro chiaro, mi sa, sapete? Non vorrei dire una cavolata, ma penso che questo sia il loro colore più chiaro. Per dare un senso a questa applicazione. Perché? Non mi piacevi, io ti avrei utilizzato tutti i giorni. È bellissimo, però sei troppo arancio. Raga, non siamo tutti un palumpa. Cioè, no, mi sto sporcando, si vede. Cioè, si vede proprio che non è il mio colore. Non è il mio colore, sono molto triste. No, non è giusto che nonostante sia il più chiaro, per su di me è arancione. Hello darkness, my old friend. È veramente tanto arancione, dovrei andare in tipo in giro così con la sciarpina e dire "Woo, è il mio colore!" O prendere un po' di sole, ma no. Io non mi mischio coi plebei, ragazzi. Non va a creare troppo strato sulla pelle, lo sento davvero leggero, sottile. Mi sta lasciando la pelle idratata e questa cosa mi piace tantissimo. E sono felice ma allo stesso tempo delusa per la colorazione, perché veramente l'avrei usato tutti i giorni. E avrei voluto vedere che effetti ha sulla mia pelle l'acqua di caviale, quindi sono un po' triste per questo. Cioè, magari quest'estate andrà per, cioè, sarà perfetto per la mia pelle. Però ora come ora, bianca come sono, non è per me. Non fa per me. C'è da dire che il prezzo è molto alto. Come vi dicevo, si tratta di un brand lusso, super lusso. È il primo fondotinta costoso che vi provo. Sicuramente, raga, per il prezzo che ha, cioè, no, è troppo. Detto proprio papale papale, è veramente tanto, 200 passa euro per un fondotinta. Roba che non so neanche quanto dura una cosa del genere. È vero che avete la ricarica, è vero che è un brand lusso, è vero. E c'è dentro l'acqua di caviale, ci sono dentro tante altre cose. Però io, Gloria, non lo comprerei mai, non ci spenderei mai questi soldi per un fondotinta se posso spenderne di meno o utilizzare il fondotinta che già ho. Ovvio, ci sono tante fasce d'età, tante fasce economiche di persone che hanno magari più soldi da spendere e vogliono mettersi sul viso cose un po' più pregiate, allora vi dico, questo secondo me è veramente figo. Cioè, mi piace tantissimo, devo dire che la mia pelle è luminosa, lo potete vedere da voi quanto è luminosa la pelle, mi sto continuando a specchiare perché l'effetto è bellissimo e non ne ho messo, veramente ho messo un goccio di fondotinta, quindi suppongo duri anche parecchio. Non so che fare perché sinceramente non posso uscire così. Quindi credo che lo lascerò come fondo e ci andrò a stratificare sopra il mio fondotinta amato di NARS, che se ve lo state chiedendo, questo è nella tonalità Mont Blanc, quindi è tipo chiarissimo. Spero di poterlo usare quest'estate, sinceramente. Così almeno, cioè, guardate la differenza già quanto è chiaro. Potrei utilizzarlo per andare a scolpire il viso e usare questo qua per illuminare e schiarire la parte scura, ecco. Come vedete, già col fondotinta un po' più chiaro, in queste zone ho schiarito il viso, ho illuminato un po' di più il viso e ho tolto l'effetto giallino-arancio che aveva. Ora che passerà l'effetto rosso ce ne vorrà un po', cioè, ci vorrà un po' di tempo. Comunque, se ve lo state chiedendo, per avere questo look ginger anche sulle sopracciglia, a parte che le ho schiarite con la tinta ogni volta che faccio la ricrescita, schiarisco anche le sopracciglia, quindi vado col pennello della tinta e ve le vado a schiarire 5-10 minuti. Utilizzo anche Blondie di Mulac, appunto per il gel delle sopracciglia di Mulac. Secondo me la colorazione è giusta per me. Adesso utilizzo questo blush qua di Nabla, che è il mio preferito, un po' più aranciato, si chiama Nectarine. Non utilizzo terre perché quando vado a spruzzare, adesso che andiamo a spruzzare lo spray per le lentiggini, mi va a scurire, mi va a fare un po' di contouring lui, quindi non vado ad utilizzare terre, utilizzo solo il blush e l'illuminante. L'illuminante che vado ad utilizzare è quello che sto utilizzando ultimamente, bellissimo, di MAC, il Double Glam. Quanto mi piace questo blush! Applico tutto prima, come vedete, perché quando andiamo a spruzzare il coso per le lentiggini, lo spray per le lentiggini, che non è lo spray per le lentiggini, ma è lo spray. Vabbè, dopo ve lo spiego, insomma. È meglio fare tutto il trucco prima, perché poi dopo non potrete più toccarvi la faccia, altrimenti queste lentiggini se ne andranno. Direi che ci vado giù pesante ancora col mascara, perché è l'unica cosa che metto ultimamente tantissimo. È il Bad Girl Bang di Benefit, che mi sta piacendo tanto. L'unica pecca è che adesso che si sta seccando mi fa troppo le ciglia appiccicate. Da nuovo, quando era nuovo, era bellissimo, me le divideva tutte. Adesso me ne sta iniziando ad appiccicare troppo. Sotto non lo vado ad applicare, ma vado ad applicare una matita. Prima mi pulisco magari, che dici, Gloria? Sì. La matita in questione è questa qua di NYX, la Wonder Pencil, nella tonalità 01 Light Chiara. È una matita occhi illuminante, quindi è perfetta per andare, proprio color burro, no? Per andare ad illuminare la parte interna, la rimercigliare inferiore interna,
come anziché usare magari il jumbo eye pencil che è troppo, veramente troppo bianco, fa effetto tipo alieno, malato, questa qua va proprio ad enfatizzare il colore naturale della rima interna e lo va a schiarire, dandoci l'aspetto proprio di fresco appena sveglie, ma sveglia tipo nei film, perché appena sveglia facciamo un po' cagare. Come vedete non vado a fissare con nessuna cipria perché mi piace che sia un po' glowy l'effetto, e adesso siamo pronti per andare a creare le nostre freckles, quindi le nostre lentiggini. Questo qua è il ritocco perfetto di L'Oreal, infatti è uno spray per ritoccare la ricrescita quando magari non avete tempo di farla, avete la ricrescita, i capelli bianchi, tutto quanto, voi prendete quello del vostro colore e... gli shampoo secchi, no? Però questo qua colora e va via con l'acqua, quindi anche solo a far così viene via. Quindi cioè, è super delicato, non vi va a colorare, a macchiare la pelle, state tranquilli. L'unica cosa è che dovete stare molto attenti con l'erogatore, perché se lo schiacciate troppo esce tipo un getto a macchia, come è uscito a me ieri che mi ha fatto una macchia marrone. Quello che ho preso io tra l'altro è nella tonalità castano mogano. Secondo me anche quello castano biondo scuro è bello. Quindi vado ad agitare il prodotto per evitare che mi esca solo acqua o aria. E quando andate a schiacciare, mi raccomando, fate piano e state tipo a 20 cm di distanza, 30 cm di distanza. Iniziate chiudendo gli occhi ovviamente a spruzzarvi queste cose che usciranno, questi getti che usciranno e vi coloreranno insomma la faccia. Iniziamo, ok? C'ho l'ansia. Tipo quando sentite, bloccate il dito perché sta uscendo giusto lo spruzzo che vi serve per creare le lentiggini. Se schiacciate troppo esce il getto, se lo schiacciate non esce niente. Oddio. Oh, mi sono macchiata. Ecco, se vi macchiate la cosa bella è che potete andare a toglierlo col fondotinta subito. No raga, non esce. Ho l'ansia di schiacciare. Ecco, dovete riuscire a trovare. Oh, che paura ogni volta. Se non siete preparate, pronte, avete paura, iniziate a spruzzare qua, poi mantenete la stessa pressione e girate. Quindi fate tipo così e poi girate. Ok. Oh shit. Mi sono colorata l'unghia. Questo è l'effetto. Sono tipo diventata pimpa. Devo comprare quello un po' più chiaro, perché è troppo 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 scuro. E non sembra che ho delle lentiggini, sembra veramente che mi sono macchiata. Quindi bocciato questo colore. Non mi sconfinferà più questo effetto. Quindi vado semplicemente con il blush di prima a ricchiettarlo in questa zona qua sulle labbra, per andare a dare un po' di arancio anche sulle labbra, un aspetto sano alle labbra. E niente, questo è il mio ginger look. Va di moda perché è instagrammabile. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia tornato utile. Se così fosse, lasciatemi un bel pollice in su e fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo fondotinta e del metodo delle lentiggine a spray. E se ne avete di nuovi, se ne avete altri metodi, scrivetemeli, così almeno ci condividiamo un po' di idee, un po' di spunti per poterci ricoprire il viso di lentiggini. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!